Siamo arrivati alla fine del libro dell'Esodo, ci ha tenuti impegnati per diverse puntate. Mi sembra adesso importante fare un po' una sintesi sul percorso che abbiamo fatto, esattamente come abbiamo visto per il libro della Genesi. Il libro dell'Esodo ci racconta la nascita di Mosè, la vocazione di Mosè, la schiavitù degli ebrei in Egitto e la fuga dall'Egitto. Inoltre, nel libro dell'Esodo abbiamo incontrato il dono della legge fatto da Dio presso il Monte Sinai e poi la costruzione della dimora di Dio nel deserto, in modo che Dio potesse accompagnare il popolo nei 40 anni nel deserto. È un libro quindi ricchissimo, quello dell'Esodo, e potrei trattare davvero diversi punti. Il primo che vorrei approfondire è questo aspetto. Il libro dell'Esodo non ci racconta più la storia di una famiglia, come era nel libro della Genesi la famiglia di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, un clan tutto sommato di dimensioni ridotte, ma nel libro dell'Esodo abbiamo la storia di un popolo. Abbiamo quella che si potrebbe definire una epopea nazionale. E questo è già un motivo per distinguere le vicende della Genesi dalle vicende dell'Esodo. Nella Genesi la religione ha a che fare con una famiglia, con un clan, con la promessa di Dio a dei personaggi. Nel libro dell'Esodo invece la promessa riguarda un popolo intero. E quello che era schiavo degli egiziani diventa un popolo libero e può arrivare alla terra promessa. Un secondo aspetto davvero importante del libro dell'Esodo è questa grande sfida che c'è tra Dio e il faraone. Il faraone in quel tempo era il padrone del mondo, il faraone crede di poter fare il bello e il cattivo tempo, di schiavizzare gli ebrei e di ridurli davvero in condizioni pietose. Il libro dell'Esodo ci dice che invece non è il faraone il vero signore, il vero padrone del mondo, ma è solo Dio. La sfida è senza appello e vince Dio in questa lotta contro il faraone. Per che motivo? Perché Dio riesce a operare attraverso Mosè e attraverso Aronne dei prodigi che il faraone non è assolutamente in grado di operare, nemmeno di controllare, e a cui il faraone non può far fronte. E parlo delle cosiddette piaghe d'Egitto, questi segni prodigiosi che Mosè e Aronne lanciano a nome di Dio per mostrare la sovranità di Dio. Possiamo allora dire che il libro dell'Esodo costituisca un passaggio molto importante dalla schiavitù rispetto al faraone al servizio rispetto a Dio. La schiavitù è avvilente, è disumanizzante, il servizio di Dio, se inteso nei termini giusti, diventa invece arricchente e umanizzante. Il servizio di Dio vuol dire il culto reso a Dio, l'amore per Dio, la fedeltà a Dio. E penso che sia un altro aspetto importante del libro dell'Esodo. Pensate che gli studiosi ritengono, parlando del Pentateuco, cioè dei primi cinque libri della Bibbia, che in fondo il libro della Genesi sia una grande introduzione alla figura di Mosè, che dominerà nell'Esodo, nel Levitico, nei Numeri e nel Deuteronomio. Per cui vorrei ora parlarvi della grandezza della figura di Mosè. Mosè viene introdotto attraverso il libro della Genesi per una questione di parentele. Bisognava spiegare da dove provenisse Mosè e come mai un ebreo fosse nato in Egitto. E il libro della Genesi ci racconta proprio questo. Ci racconta delle difficoltà della carestia nella terra di Israele e quindi della necessità per il clan di Giacobbe di scendere in Egitto. Anni e anni dopo nascerà in Egitto un ebreo di nome Mosè. Ed è lui umanamente il grande protagonista del libro dell'Esodo e praticamente del Pentateuco, tanto che poi nella tradizione che si è trasmessa fino in epoca recente, questi primi cinque libri della Bibbia erano ritenuti essere opera proprio di Mosè, il grande legislatore, il grande profeta, il grande uomo di Dio. Riguardo a Mosè, mi sembra però soprattutto importante sottolineare questo, come Mosè nella sua vita abbia saputo voltare pagina. E cioè la Bibbia non ci racconta una storia semplice di Mosè. Mosè non è un supereroe che vince contro tutti e non trova mai difficoltà e sbaraglia sempre gli avversari. Anzi, la nascita di Mosè è stata una nascita davvero rischiosa. Mosè doveva finire ucciso come tutti i neonati maschi degli ebrei. E invece viene salvato attraverso uno stratagemma messo in atto dalla sua famiglia. Mosè poi da adulto ucciderà un egiziano, abbiamo visto anche questo passaggio, e dovrà fuggire, esule, dalla sua terra. Quindi Mosè a un certo punto della sua vita sicuramente è un fallito, è una persona che non ha una terra, che non ha un futuro. Eppure a lui arriva la chiamata di Dio. Mosè è scettico, avanza mille obiezioni, abbiamo visto almeno cinque obiezioni. Ma chi sono io per
assolvere questo compito di portare il mio popolo fuori dall'Egitto, ma chi sei tu che mi parli? E allora Dio rivela il suo nome, io sono con te, io sono il Signore che è con te e che ti vuole bene. Mosè inoltre nella sua vita sperimenta davvero tantissime difficoltà, le lamentele da parte del faraone naturalmente, presso cui Mosè e Aronne vanno in delegazione a chiedere la liberazione per gli ebrei. Mosè ascolta e sopporta le critiche di tutto il suo popolo, perché il popolo di Israele, una volta liberato dall'Egitto e di fronte alle difficoltà del deserto, dirà: era meglio vivere da schiavi in Egitto, avevamo da mangiare, avevamo un tetto sopra la testa. Invece qui nel deserto la vita è impossibile. E Mosè inoltre riceverà anche alcuni rimproveri da parte di Dio. Sembra che in certi momenti Mosè abbia avuto tutti contro di lui. Eppure Mosè è capace di sopportare, è capace di andare avanti e di portare il suo popolo fuori dall'Egitto e nel percorso attraverso il deserto. Davvero ha un peso su di sé molto duro la lamentela del popolo, la lamentela naturalmente e l'ostilità del faraone. Anche il pensiero che Dio rispetto alla vita di Mosè comunque mette i puntini sulle i. Dio è esigente nei confronti di Mosè e lo rimprovera. Eppure Mosè rimane sempre legato al suo popolo. Non dice voi siete dei lazzaroni, ma dice sempre noi Dio abbiamo peccato con il nostro vitello d'oro, noi siamo stati infedeli alla tua alleanza. Cioè Mosè si sente fratello del suo popolo, fratello nel suo popolo, non sente di dire io e voi, e questo è molto bello penso per ogni credente che si sente responsabile all'interno delle sue comunità. Dio a volte sembrerebbe tentare Mosè: guarda, voglio distruggere questo popolo, ma voglio invece puntare su di te per ricominciare. E anche di fronte a questa tentazione da parte di Dio, Mosè dice no, ti supplico di perdonare questo popolo, perché noi siamo un popolo dalla dura cervice, abbi pietà di noi. Mi piace molto questo aspetto di Mosè che è fratello nel suo popolo. A un certo punto del libro dell'Esodo, come abbiamo visto, la narrazione in qualche modo si interrompe, non c'è più un resoconto storico, ma si arriva ai piedi del Monte Sinai e qui inizia di fatto una nuova storia, la storia dell'alleanza tra Dio e il suo popolo, con la stipulazione di questo patto tra Dio e il popolo di Israele. E si ferma la storia e riprenderà solo con il libro dei Numeri, per cui una buona parte del libro dell'Esodo, tutto il libro del Levitico e l'inizio del libro dei Numeri presenta come un fermo immagine. La Bibbia vuole sottolineare in maniera fortissima questa alleanza sul monte Sinai, il dono del Decalogo e delle leggi. Dicono gli studiosi che storicamente questa parte è stata aggiunta in seguito, si vede che è incuneata rispetto allo svolgimento della narrazione. La narrazione prevedeva la fuga dall'Egitto e poi le tappe nel deserto, ma in un momento successivo si è detto: questa legge, questo patto sul monte Sinai è così importante che vogliamo approfondirlo, vogliamo sottolinearlo. Fermiamo la storia e per tanti e tanti capitoli della Bibbia ci concentriamo su questo dono della legge. Abbiamo visto, ed è stato secondo me molto interessante, analizzare un po' di leggi che sono presentate nel libro del Levitico e anche nel libro dell'Esodo. Sono leggi molto belle, ci fanno vedere l'umanità presente nel popolo di Israele. Un'attenzione al povero, al forestiero, alla vedova, alle categorie più in difficoltà, più a disagio, più fragili. E soprattutto però abbiamo concentrato la nostra attenzione sul Decalogo. Il Decalogo sono non tanto le 10 leggi, ma le 10 parole che Dio dona al suo popolo. E abbiamo usato come chiave di lettura per affrontare il Decalogo il tema della liberazione. Dio ha liberato il popolo dalla schiavitù, lo ha reso libero e lo sta conducendo verso la terra promessa. Dio però sa che questo popolo, che è stato liberato con fatica, a caro prezzo, è un popolo che rischia continuamente di ritornare schiavo. Forse vi ricordate le lamentele del popolo nel deserto: ah, potessimo tornare in Egitto, preferiamo essere schiavi ma avere da mangiare le cipolle d'Egitto, avere una sistemazione, avere una sicurezza, preferiamo tutto questo rispetto alla fatica della libertà. E cioè, direi che questo discorso vale per tutti i tempi, è più facile vivere una certa forma di schiavitù
un certo stare seduti, fermi, in balia degli eventi, lasciarsi vivere, lasciarsi trasportare dalla corrente rispetto alla fatica della libertà. E allora queste parole, queste 10 parole del Decalogo sono la strada maestra per continuare ad essere liberi. Abbiamo visto come, ahimè, i comandamenti spesso li abbiamo imparati solo nel catechismo, solo da bambini, e quindi ci sono state insegnate cose da bambini. I comandamenti però riguardano la persona soprattutto grande, la persona matura, la persona adulta, e abbiamo visto come i comandamenti non siano così banali, ma davvero siano una strada importante per la vita. Ci siamo anche resi conto che tanti comandamenti presentano una negazione: non ucciderai, non nominerai il nome di Dio invano. E cioè ci dicono quali sono le strade senza sbocco, i punti di non ritorno. In realtà c'è tutta una parte che spetta all'uomo, nella creatività, nella perseveranza e nell'intelligenza, che sarà l'uomo a individuare per capire cosa bisogna fare. Faccio solo un esempio. Un comandamento dice non uccidere, e ci dice che quello è il punto di non ritorno, la violenza non porta da nessuna parte. Ma non ci dice il Decalogo cosa voglia dire allora amare, amare le persone intorno a noi, amare anche le persone lontane. Tutto questo sarà frutto della creatività e dell'intelligenza dell'uomo. Insomma, il Decalogo non è una ricetta che l'uomo deve semplicemente eseguire, ma indica un senso per la vita. Il senso è quello di mantenere la libertà, mantenere la propria umanità e fiorire nella propria umanità. Nel libro dell'Esodo abbiamo anche l'esperienza del peccato di infedeltà da parte di Israele. L'alleanza è appena stata sancita sul monte Sinai, ma poco dopo il popolo decide di costruire per sé un vitello d'oro. Forse con tutte le migliori intenzioni, e cioè comunque l'adorazione non di un vitello ma di un toro, che non era la divinità ma era semplicemente il piedistallo della divinità. Fatto sta che agli occhi di Dio tutto ciò significa mancanza di fiducia in Dio, mancanza di fedeltà. E quindi c'è questo gesto eclatante di Mosè che spezza le tavole della legge, e solo dopo queste tavole verranno riscritte, l'alleanza verrà rinnovata. Per che motivo l'alleanza verrà rinnovata? Non per merito di Israele, ma per grazia di Dio, per la misericordia di Dio. Allora al centro dell'esperienza di Dio che abbiamo nell'Esodo non c'è solo questo Dio che dona la libertà e che dona il Decalogo e le leggi per mantenere la libertà, ma direi soprattutto abbiamo il lato, il volto misericordioso di Dio, che perdona il suo popolo nonostante questo popolo sia un popolo dalla dura cervice, sia un popolo dal cuore di pietra. È molto bello vedere come questa alleanza rinnovata ci parli di perdono, ci parli di misericordia, ci parli della possibilità di voltare pagina nella nostra vita e di ricominciare. Se c'è un aspetto che ci trasmette il Dio dell'Antico Testamento e in particolare del libro dell'Esodo, è questo volto di Dio che cammina insieme al suo popolo, che dice al popolo di non fermarsi, di non lamentarsi guardando al passato, di non sentirsi schiavo del passato, ma di ricominciare sempre. E questa è la strada della libertà per la nostra fioritura. Un ultimo aspetto presente nel libro dell'Esodo, ed siamo verso la conclusione, è la costruzione della tenda del convegno, di questa dimora in cui Dio possa prendere posto e accompagnare il suo popolo in tutto il periodo del deserto. È molto bello vedere come in questa sorta di accampamento del popolo di Israele lungo il percorso nel deserto Dio stia al centro, questa tenda dell'alleanza stia al centro dell'accampamento. È un segno certamente della grandezza di Dio, che è il generale che conduce questo popolo fuori dall'Egitto, e Mosè è solo il suo luogotenente, ma è anche il segno della fedeltà di Dio che accompagna sempre il suo popolo. E nella Bibbia ci sarà sempre questa dialettica tra la grandezza del Tempio di Gerusalemme, che però è un edificio di pietra nel quale Dio a volte si sente costretto, castigato a stare lì fermo, e il vero volto autentico di Dio, che è un Dio in cammino con il suo popolo. E quindi la dimensione migliore non è quella dell'edificio statico, ma è quella della tenda, la tenda del nomade, la tenda di colui che è in cammino. E questa immagine ci permette di parlare allora del cammino della nostra vita, sapendo che Dio ci accompagna ed è sempre in mezzo a noi. Come dirà Gesù nel Vangelo, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E così abbiamo terminato il nostro libro dell'Esodo, ci aspetta il libro del Levitico
e tante altre nuove avventure che sono raccontate nell'Antico Testamento.